ci sono i denti delle ule nello spogliatoio, era una componente che mancava, era una sensazione che mancava da tantissimo tempo. Poi dopo vai a analizzare, era una prestazione su per giù, è stata uguale a tutte le altre che abbiamo fatto ultimamente. Dopo, se forse quella traversa sarebbe entrata, stavamo qua. Allora la componente un po' di fortuna, un po' di pizzico, ci vuole sempre, no? Ci vuole sempre. Però come ero preoccupato, sicuramente, ma come sono tuttora preoccupato, ma questa squadra è viva, l'ha dimostrato non solo oggi, ha dimostrato tutte le domeniche scese in campo. Dopo io posso contestare qualche atteggiamento che non mi piace, posso contestare altre cose, però il senso di appartenenza, per come lavorano, è un qualcosa che nessuno può toccare. Si può riassumere tutto con quella bella immagine di Giuseppe che mostra la maglia di Varela dopo il gol, proprio il gruppo, le situazioni. Ma questo fa capire. È anche vero che nasce un ragazzo che prima anch'io può sembrare un po'. Nasce un sudamericano un po' atipico, no? Perché i sudamericani tante volte gente con coglioni, gente con tantissima grinta, invece lui più un tipo freestyle, no? Però si fa volere bene, un ragazzo che ha grandissima umiltà. Ma questo è un gruppo sano, un gruppo che con tanti di loro mi hanno dato la possibilità di vivere qualcosa di importante. Io mi ci trovo bene, e quelle poche volte, perché ultimamente io devo essere coerente per quello che dico, non voglio essere bugiardo nei vostri confronti, l'avete anche capito. Forse per tutto quello che è successo e che succede all'interno, perché le cose non vanno bene, tante volte io gliela faccio pagare a qualcuno di loro, no? E mi dimentico forse tante volte che anche per loro è difficile pensare 24 ore su 24 con tutto quello che ci succede durante la giornata. Però dopo io ho un difetto, perché sono un esigente con me stesso, vado ad analizzare anche i miei comportamenti certe volte, perché faccio un passo indietro e mi devo assumere anche delle responsabilità. Essendo esigente con me stesso, vado sempre alla ricerca di rompere i coglioni, di stare là a stuzzicarli, perché sono fatto così, non lo faccio apposta. È un mio modo di fare, un mio modo di pensare. E forse qualcuno non è pronto, qualcuno dice ma pensa sto scemo qua, ma anche sto scemo si mette sempre a... Ma mi prendono per scemo, secondo me, tante volte. Ma non più per scemo, malato, no? Dice ma tutto non va bene, nulla, lui vuole combattere contro i mulini al vento da solo, ma io sono fatto così. Allora vado sempre alla ricerca di stuzzicare, di rompere i coglioni, di cercare di levargli il massimo da tutti loro, ma perché penso che ci manca qualcosina sicuramente per completare questa rosa. Però è un gruppo che ha dei grandissimi valori. Lo chiedo anche perché non so poi quale sarà il vostro percorso di avvicinamento da questa settimana, visto anche quello che dicevi l'altro giorno. Per Torino cosa pensi? Per Torino come... È una partita che ci rompe, in questo momento ci rompe solo i coglioni. Ma voglio essere onesto con voi, cioè, nel senso. Voglio essere sicuramente ci aiuterà per chi ha giocato poco e dà la possibilità di mettere minutaggio sulle gambe. La priorità nostra è il campionato, noi dobbiamo girare con più punti possibili a giro di bordo. Non è ancora per l'età, quindi potremmo dire così. Anche perché dopo ci poteva essere il Milan, giusto per... Dopo io mi sposo con la Dea Schiff. Vabbè, però non lo dice.